Shadow di Gucci e ben ritrovati dal vostro Andrelin Chrono 1 nella risfida ai Super 4. Nel video di oggi, come dissi nello scorso appunto, sfiderò un'altra volta la Lega Pokémon perché devo andare a catturare i Tapu. Ovviamente non posso fare un video completo sui Tapu senza catturare Tapu Koko. Purtroppo Tapu Koko per sbaglio l'ho sconfitto e niente, devo per forza risfidare la Lega per poter appunto catturare Tapu Koko. Dunque, dovrebbero essere gli stessi dell'altra volta, Super 4, quindi insomma, evito di mostrarveli. A meno che non siano più forti, il che sarebbe una bella sfida. Insomma, pensavo peggio. Bene, andiamo a vedere chi è che mi aspetta per il confronto del titolo. Ma era davvero così? Non mi ricordavo fosse così. Ma vediamo chi è che vuole affrontarmi per il titolo. Non posso neanche sedermi un secondo che guarda un po', c'è qualcuno che arriva ad affrontarmi. Oh, è Hau! Davvero, Hau? Andrea, ce l'ho fatta, anch'io sono arrivato fin qui. Quanto mi è mancato doppiare questo personaggio così entusiasta. Mi rimane un'ultima grande sfida, battere l'allenatore più forte di Alola. Oh yeah! So benissimo che ci sono tantissimi altri allenatori da affrontare, però comunque sia, io volevo mostrarvi almeno uno, quindi Hau credo sia quello più indicato per mostrarvi la sfida per la detenzione del titolo di campione della regione di Alola. Lo aspettavo tanto questo confronto, perché è stato davvero deludente Hau nella lotta pre-lega. In pratica in tutte le leghe c'è il tuo avversario che ti sfida prima di andare ad affrontare appunto i Super 4. E la lotta contro Hau è stata un pochino deludente. È stata più difficile la penultima lotta contro Hau. Quella prima della prima di quella della pre-lega, insomma. Chi è terzo vuole imparare Metal Testata? No, rimango così, fermati. No, non voglio farla imparare. Mandacrab Omnibus sarà semplicissimo allora. Dovrei andare con fuoco carica, ma vado di lanciafiamme. Voglio vedere se riesco a buttarlo giù. Comunque sì, mi aspettavo un livello tipo 70 alla Lega. E invece sono stranamente al 63. 65 più forte mi sembra. Non ho memorizzato al 100% tutti quanti gli incontri. Anche se l'ho fatti 5 minuti fa. Però il 63 era il livello standard, quindi insomma niente di che, era Lega, eh. La prima volta ci può stare che abbiano dal 50 massimo fino al 60, ci può stare. Ma quando li vai a risfidare devono essere dal 65 al 75. E così non va tanto bene, eh. Però guarda, Hau ha Vaporeon. Non mi ricordavo se avesse già Vaporeon prima di affrontarlo nel pre-lega. Forse sì, eh. Non mi ricordo. E siccome non mi ricordo, è una bella sorpresa. non mi ricordo se ce l'aveva, comunque sia. Un altro attacco. Oh, lo ritira. Decidueye? Ma Decidueye è volante erba. Un danno te lo becchi comunque un danno, eh. E poi sono coleottero elettro, non è molto efficace. E cosa? Non è volante? È erba volante di Sidwai. O no? No. No, non è. Ma tranquillo che non scappo, eh. C'è una mossa che infligge pochi danni e che non ti fa scappare. Bello. Utilissimo per catturare i selvatici che scappano, i roaming. Molto bello. Latias, Raikou, Entei, Suicune. Carina come mossa. Sì, però me la stai spammando come non ci fosse un domani. Non hai altro? Che due bolle.
Ah, però Taiga KO, beh, allora revitalizzo e facciamo Taiga contro Decidueye, o meglio, Incineroar contro Decidueye, che sarebbe la cosa più giusta da dire. L'eterno scontro tra erba e fuoco, anche se l'eterno scontro sarebbe fuoco-acqua, e invece qua è erba-fuoco. Ma dove cavolo ho messo i revitalizzanti? Non mi ricordo, io gioco, ma non mi ricordo mai dove stanno le cose, oramai. Floriscoppio sfolgorante, sfolgorante, bello. Stupenda, 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 nulla da dire. Però, se non ho nulla da dire, qualcosa lo dirà Taiga. E mi sa che ti farà male, Decidueye. Ma Decidueye, che dovrebbe essere il suo Pokémon più forte, al 63, è una delusione. Sono contento di affrontare ancora Ho, ma è una delusione che il suo Pokémon più forte sia al 63. Vaporeon, vabbè, mando con braccio teso, neanche. Oddio, non dovrei avere problemi. Vediamo un po'. Oh, cacchio, più veloce. Vabbè, dai. Non è un problema, non è un problema. Invece il mio Pokémon più forte dovrebbe essere Incineroar, ma lo ho al 72. Ninetales. E Incineroar al 68. In teoria il computer dovrebbe agire in un certo modo e dovrebbe essere fatto in modo tale che il Pokémon preferito dell'allenatore, che a questo punto dovrebbe essere Decidueye, quello di Ho, sta a livello più alto, ma mi sa che li ha tutti quanti a 63. Vediamo l'ultimo, qual è? Comala? Il qualetto piccolo? Sì! Sonno assoluto. Wow. Non mi fido. Mazzo legno. Boom. Ehi, fa malino. Iperpozione su Taiga, così lo ricarico ben benino. Dunque, Koala. Komala. Stavo pensando al nome giapponese. Che è Nekoala. Komala dovrebbe avere il doppio tipo. Lotta normale, se non sbaglio. Boh, una cosa del genere. Non mi ricordo sinceramente. Ma andiamo di geloraggio. Non è lotta però, no. Normale sicuro. Non è lotta perché se no altrimenti Forza Lunare avrebbe avuto il super efficace. Dovrebbe avere una ricarica totale, how? Non mi ricordo bene. Non. No. Sì, è normale, è normale. Non dico che mi ha dato filo da torcere perché sarebbe un eufemismo proprio. Però non è stata neanche tanto difficile. Cioè, una lotta standard, insomma. È come se fosse un Super 4, non uno sfidante della Lega per il titolo di campione. Un po' un peccato, sinceramente. Mi sono impegnato al massimo, eppure. Ah, che delusione. Però ce l'ho messa tutta e mi sono divertito un sacco. Grazie mille, Andrea, prego. E i titoli di coda? Hai difeso il titolo? Ah, bene. Funziona così ora? Va bene. Ah, non mi fa rivedere tutti quanti i titoli. Oh, meno male. Meno male. Però dover risfidare i Super 4 un'altra volta. Vabbè, allora no. Vabbè, dai. Vorrei mostrarvi altre lotte, ma insomma, come ho detto, questo era un video giusto per farvi vedere come funzionano le lotte con i Super 4 e cose varie. Quindi, io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Nel prossimo, ovvero l'ultimo, andrò a catturare tutti quanti i Tapu, senza alcuna eccezione. E vi ricordo che in descrizione ci sono i link per la pagina Facebook e anche la pagina di Twitter. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!